Siamo con Tiziano Ricci, presidente della categoria ristoratori di Casartigiani Taranto. L'iniziativa per Bacco che Taranto ha provocato una sua forte e sentita reazione. Lei ha dichiarato che quest'oggi la sua attività commerciale è stata di fatto, per così dire, murata dalla presenza di gazebo e quant'altro. Ma quali sono ora complessivamente le ragioni del no, del suo no a questa manifestazione? Beh, vabbè, in primis è un dato di fatto che oggi a pranzo, ad esempio, non ho lavorato come gli altri giorni. È un dato di fatto. Secondo luogo, io a volte mi domando se chi abbia organizzato questo, se più che altro chi ha permesso questo, sia un assessore, sia un politico di Taranto o meno, perché questo lede sicuramente ai commercianti del borgo e ai commercianti che fanno attività, no, a quelle che hanno messo. Perché io non dico di non farli questi eventi, per amor del cielo, io sono a favore di tutti gli eventi che si possono fare a Taranto, è bellissimo fare eventi, è bellissimo portare gente, è bellissimo vedere movimento in giro. Però fare una selezione di attività che possono stare e che non possono stare, perché mettere attività che poi vanno a danneggiare attività similari è un errore, è un grosso errore. Oltretutto non sono pochi i commercianti che si sono lamentati, sono davvero tanti. Ovviamente io parlo per me, come il collega prima Salvatore Cafiero, noi rappresentiamo una categoria, rappresentiamo un gruppo di persone che parlano con noi e non siamo per niente pochi, e non è questione che è il periodo elettorale, perché non c'entra nulla assolutamente, e poi questione è che la gente non va bene il modo in cui è stato organizzato, in cui è stato fatto, alcune cose non si fanno così, tenendo presente che io non me la prendo con le persone che stanno qui in piazza, che per amor del cielo loro hanno gli operatori, pagato, assolutamente no, loro hanno pagato ed è giusto che stiano qua, che facciano loro, che vendono il loro. Però un assessore che permette una cosa simile deve selezionare le attività che vanno a mettersi, anche perché il tarantino si aspettava altro, noi ci aspettavamo i mercatini di Natale con addobbi natalizi, dolciumi eccetera eccetera, non friggitoria, braci, cucine, attività analoghe anche alla mia, non mi sembra corretto nei confronti di chi paga le tasse tutto l'anno e profumatamente allo Stato e al Comune, non si fanno così le cose, mi dispiace, non... È una brutta realtà oggi. Oggi è una brutta realtà.